Cari amici e care amiche, non dimenticate di andare sull'indice alfabetico per gustare i video roventi di quanto la narrativa non vi porta a conoscenza. Oggi, per gli amanti della tecnologia, ecco un bel esempio di realtà aumentata, dove il video della National Geographic smaschera la Stazione Spaziale Internazionale. Stanno dimostrando come funziona la realtà aumentata fra la gente. Quello che desidero osserviate, quale elemento usano le persone per interagire con questa realtà aumentata? La vista. E questo lo vedremo meglio nel secondo clip girato sulla Stazione Internazionale. Fate attenzione a dove guardano le persone mentre interagiscono, perché il solo modo per la riuscita del gioco è guardare da un'altra parte rispetto all'elemento col quale interagiscono. Devono vedere cosa succede sullo schermo e non il loro corpo affinché il gioco funzioni. Ad esempio, questo ragazzo sta accarezzando qualcosa, ma deve guardare lontano. Meglio, deve guardare lo schermo per vedere con cosa sta interagendo. Il risultato di questo gioco con la realtà aumentata? Giocano con il leopardo, ma guardano lo schermo, non il leopardo che non c'è. Questo, signore e signori, è uno schermo gigante per interagire con la realtà aumentata. Ma facendo questo, stanno semplicemente smascherando la ISS. E adesso andremo a vederlo. Qui abbiamo l'astronauta canadese sulla presunta stazione spaziale che interagisce con un vasetto di miele, meglio gioca. Ed esattamente come hanno fatto le persone ad interagire con la realtà aumentata nel servizio che abbiamo appena visto, anche questo astronauta ci farà vedere esattamente come interagisce. Molto del suo tempo lo farà guardando lontano dal vasetto di miele. Infatti guarda oltre il vasetto che non ha nelle mani con cui sta giocando. Ovviamente sta guardando lo schermo per vedere l'oggetto che non ha. Tutto questo mi convince sempre di più perché non ha alcun senso. Nessuna ragione di guardare oltre rispetto all'oggetto che ha fra le mani. Infatti deve guardare lo schermo per misurare, meglio calibrare il risultato finale del gioco, perché sta giocando, o meglio, sta ingannando le anime deboli, intorpidite e spaventate dal bombardamento mediatico continuo. Quindi grazie all'aiuto del National Geographic con il servizio sulla tecnologia della realtà aumentata, si smascherano ancora una volta i giochetti degli astronauti. Ovviamente adesso hanno migliorato la tecnologia, indossano lenti a contatto dove possono interagire molto meglio con la tecnologia della realtà aumentata guardando direttamente nell'oggetto che hanno nelle mani. Ci sono un sacco di errori che solo i credenti non riescono ad accettare. Ricordate che tutto questo serve per ingannare le anime ingenue e far loro credere che questi attori si trovano nella stazione spaziale a giocare anziché fare esperimenti scientifici. Un saluto, Dino.